Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dai nostri studi di Milano All News per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che avviene nella nostra città, anche e nonostante, verrebbe da dire, questi giorni insomma caotici in cui non si sa bene che fine finiremo, anche se in realtà da pochi minuti è uscito ufficialmente il DPCM, ma ne parleremo nel telegiornale di questa sera. Comunque potete trovarlo in rete e già farvi le vostre idee. Non credo che ci sarà molto da aggiungere, se non che la Lombardia finirà ovviamente in zona rossa e Milano al centro di questa zona, però vedremo nei prossime ore, nei prossimi giorni, di capire meglio. Ma Milano News continua a raccontarvi tutto ciò che è invece Milano e tutto ciò che è Milano a prescindere dal Covid, perché poco in realtà ci interessa stare nella scia delle grandi testate a fare i bollettini giornalieri, a noi interessa invece raccontarvi le storie di questa città. La prima storia è che, ahimè, l'aria di Milano non è un granché in questi giorni, e lo vediamo proprio collegandoci con la nostra Arianna dal tetto dei nostri studi. Arianna è, lo vedete, il vaso che respira l'aria, è un vaso fatto e creato dagli amici di Wise Air, che hanno creato proprio questo vero e proprio vaso in cui voi potete anche mettere una pianta, ha un sensore, ha un pannello solare per autoricaricarsi, e a questi sensori registrano la qualità dell'aria. In questo momento le varie Arianne diffuse sulla città di Milano, quasi 100 Arianne in questo momento, le potete trovare sui balconi, sui terrazzi, anche in alcuni teatri. Ad esempio l'Ecoteatro di Milano, proprio di fianco all'insegna, ha attaccato una Arianna che respira e dà la qualità dell'aria. Appunto, 73 è il dato del PM2,5 in questo momento a Milano, 73 nanogrammi per metro cubo è il dato del PM2,5, lo vedete rosso, anzi rosso pessimo, rosso forte, perché è appunto pessima la qualità dell'aria. Lo dice chi? Lo dice l'OMS, lo vedete, c'è una linea nella scala dei colori dopo il giallo, che è il dato del 25 nanogrammi, sono il limite consentito, diciamo, per cui l'OMS dice che l'aria è respirabile. Oltre quel dato, oltre il 25, l'aria diventa cattiva, mediocre o pessima, in questo caso appunto pessima. Quindi l'accensione dei riscaldamenti e sicuramente anche la tanta gente che ancora è in giro nella città incide tantissimo sull'inquinamento atmosferico. Staremo a vedere nelle prossime settimane, con l'arrivo del lockdown o semi-lockdown o zone rosse, chiamatele come volete, che cosa succederà. Andiamo avanti invece però con i nostri consueti appuntamenti, e quello del mercoledì è con gli amici e le amiche di Milano Integra. Quest'oggi, in collegamento con noi dalla zona nord di Milano, vicino al Parco Nord di Milano, abbiamo Lisa Caradia di Milano Integra. Buongiorno Lisa. Buongiorno Fabio, infatti alla facciaccia vostra io respiro dell'ottima aria, no, non lo so, però mi sembra che qua sul Parco Nord si sia chi abita vicino al verde è un po'. E non hai detto una cosa sbagliata, anzi, infatti io invito tutti quanti a scaricare l'applicazione Wise Air, perché nella mappa di Milano, e si vedono appunto le quasi 100 Arianne sparse per la città di Milano, si vedono poi quali sono le zone più o meno respirabili, perché se è vero che l'inquinamento è un problema globale, internazionale, mondiale, forse anzi ultimamente si è scoperto anche va oltre i confini del nostro pianeta, perché c'è la famosa spazzatura spaziale, insomma l'inquinamento dove siamo passati noi l'abbiamo lasciato ovunque. È vero anche però che da via a via, ma a volte anche la stessa identica via, da un numero civico con l'altro, può cambiare davvero tanto. Guardavamo prima ad esempio in Lorenteggio, la parte più interna alla circonvallazione, vicino alla circonvallazione, ha dei livelli intorno ai 70, la parte più esterna, quindi che va verso anche magari più quella zona agricola di Milano, è intorno ai 45, quindi pensa quanta differenza c'è. E quindi anche ad esempio tantissime zone come il Parco Nord, ma tantissimi altri parchi di Milano, aiutano a respirare un po' meglio chi ci abita vicino. Quindi tu Lisa sei molto fortunata a stare lì. Sì, l'ho scelta anche apposta, per cui dal mio cervello ben ossigenato ti posso dire che alla facciaccia anche, oggi è tutta alla facciaccia, delle ultime notizie del Covid, del DPCM, di Milano, su tutte le testate giornalistiche, che sembra insomma che sia la città peggiore in questo momento, sono come sempre, siamo come Milano Integra qui a darti anche una ventata di positività, una ventata di buone notizie. Nel senso che, nonostante tutto questo che ci siamo detti, le persone continuano effettivamente ad arrivare a Milano
e continuano, grazie a Dio, ad aver voglia di altro rispetto a tutto quello di cui si parla. Come a dire che, ragazzi, ricordiamoci che al di là della faccenda Covid c'è una vita. Oh, bravissima Lisa. A gestire, ok, ci sono dei bisogni, ci sono degli argomenti, ci sono dei sogni che le persone hanno. E quindi siamo, come dire, è stato veramente entusiasmante in queste ultime settimane cominciare a ricevere i primi, le prime richieste, i primi utenti di Milano Integra. Sono persone, ragazzi, più o meno, fai conto, da una fascia che va dai 20 anni fino ai 35, che stanno arrivando o sono arrivati, ahimè, a Milano o poco prima del primo lockdown o durante questi mesi, mm-hmm, per continuare col loro progetto di vita, e ci hanno chiesto, devo dire, a diverse esigenze, ci hanno chiesto supporto. E grazie anche a loro stiamo affinando poi il tipo di proposta e di offerta che noi facciamo ai cittadini, ai nuovi cittadini di Milano. Allora, abbiamo cominciato, sicuramente chi ci contatta avrà la proposta di una video call. In questo momento è il miglior contatto che possiamo offrire, perché non ci si può incontrare fisicamente, e anche se fosse consentito stiamo preferendo di no, per alleggerire anche la situazione a Milano. Non ci sembra il caso di essere i primi a incontrarsi fisicamente. E in questa videochiamata raccogliamo e mappiamo quali sono le esigenze e un po' anche la storia della persona, cosa l'ha portata in città, quali sono i suoi obiettivi, che cosa finora sente di aver raggiunto. È proprio un colloquio di accoglienza, raccogliamo tutti i pezzi, mettiamo un po' di ordine. Questo perché poi l'obiettivo di quello che stiamo facendo è di costruire un percorso fatto di risposte, di proposte, di coinvolgimenti in iniziative ad hoc. E ci siamo resi conto, Fabio, che i bisogni più o meno di questa fascia di popolazione, che poi sono miei coetanei, no? Quindi siamo tra i 20 e i 40, la tengo larga, no? Sono simili, vanno dal supporto e l'educazione, diciamo, più affettiva, relazionale, ricerca di amici, di nuovi contatti, vanno all'educazione finanziaria, altro temone, la ricerca di una casa, come anche essere furbi in questo e capire qual è l'offerta migliore per sé. Quindi immagina un navigatore per vivere non solo la realtà metropolitana, ma anche alla fine la propria vita adulta in autonomia. Perché il passaggio alla vita a Milano spesso coincide con l'inizio della vita autonoma per un sacco di ragazzi. E quindi puoi immaginare l'accatastamento di bisogni diversi, di come dire, anche di momenti evolutivi differenti. E questa è la meraviglia dell'integrazione, secondo me. È interessante vedere come appunto anche in questo periodo comunque c'è richiesta di Milano. Cioè Milano è comunque sempre attrattiva, c'è poco da fare. Sì, questo è il mio messaggio, questo è quello che voglio dire oggi, proprio a pochi minuti dall'uscita del DPCM che ci dipinge come zona rossa, giustamente anche dei numeri. Sappiate che Milano tira ancora, voilà, questo è il messaggio. C'è ancora tanta gente che ci arriva e nonostante, come dire, tutti i giornali dicano no, no, a Milano male, a Milano si muore, le persone continuano a sceglierla. Quindi questo anche per Milano è il motivo per farsi due domande, no? Vuol dire che ci sono diversi elementi che ancora ci rendono attrattivi. Cosa vengono a fare i ragazzi e le ragazze che vi hanno contattato? Cosa vengono a fare a Milano? Quali sono le storie magari che avete anche un po' così sentito, sondato? Allora, c'è stata l'infornata sicuramente di settembre con i nuovi universitari. Uh-huh. Quindi nonostante le lezioni online, molte università mantengono degli spazi laboratoriali che hanno chiamato anche laboratori fisici, per cui a gruppi piccoli, col distanziamento, con i turni orari, ma insomma cercano di far incontrare comunque i ragazzi, soprattutto del primo anno, e quindi hai quella fascia lì. E poi c'è il percorso invece di chi è arrivato per lavoro. E tanti anche, devo dire, del mondo artistico, web design, marketing, che hanno sentito e sanno che Milano è la capogruppo, è un po', come dire, la pipista di questo mondo, e nonostante Covid e chiusure, arrivano a Milano cercando. Però tutto è complicato dal fatto che è tutto online, cioè tutti i contatti che tu puoi creare serve proprio una guida, un aiuto per crearli a distanza. Ok. Quindi come dire, ci stiamo ponendo un po' come ecco, infatti Lisa, è interessante anche questa cosa, nel senso, voi ancora non siete usciti con il sito internet, so che manca poco alla uscita del vostro sito internet, ma la gente già riesce comunque a contattarvi grazie proprio all'online. Però sì
Grazie sia allo spazio che ci stai concedendo tu qua su Milano News, alla pagina Facebook, a Twitter e poi come dire, c'è il sito proprio ragazzi in preparazione vera, operativa, stiamo per lanciarlo, quindi siamo molto chiarissimo. Ma ci stanno permettendo le persone stesse di costruirlo bene, perché sai, è tutto in questa fase sperimentale, è un po' diamo noi, un po' raccogliamo gli stimoli e le idee delle persone e aggiustiamo il tiro, quindi è in divenire la questione. Perfetto, Lisa, allora io ti ringrazio tantissimo davvero per questo collegamento, ricordaci dove possiamo appunto trovarvi e chi può o deve, questo deciderete voi, contattare Milano Integra. Allora, dove potete trovarci? Per adesso c'è la pagina ufficiale sia su LinkedIn che su Facebook di Milano Integra e tra poco sarà online il sito e vi daremo lo specifico indirizzo più avanti. Ci può contattare chiunque e quando dico chiunque intendo dire la persona che sta ancora pensando che forse potrebbe o dovrebbe venire a Milano, la persona che è appena arrivata, la persona che è già qui da un anno, la persona che è qui da un po' di anni e perché no, magari ha voglia di dare una mano a questa rete con la sua esperienza. Perché poi uno dei progetti, ma te lo racconteremo più avanti, è di creare anche una community di ambassador di Milano Integra. I Milano Experts. Ho capito, va bene. Allora, grazie mille davvero Lisa, ci vediamo a questo punto fra 7 giorni ancora con un altro collegamento per raccontare ancora di più e ancora meglio che cosa fa Milano Integra e entrare poi appunto nel vedere, finalmente speriamo anche poi il vostro sito e tutto quello appunto che metterete in campo in questo periodo. Salutaci Albi quando lo senti e grazie mille davvero Lisa. Grazie mille Fabio. Grazie mille a Lisa Caradia di Milano Integra, nostra ospite graditissima del mercoledì, in cui appunto raccontiamo sempre tutto ciò che è Milano Integra e tutto ciò che riesce a fare in questa città e come potersi integrare in questa città. Poi arriva un momento in tutte le nostre puntate in cui c'è una piccola pausa, una piccola riflessione, e quest'oggi è una riflessione che arriva da lontano in tutti i sensi, perché allora stiamo parlando delle foche parlanti, nella fattispecie Acelia Iona, che in questo momento è in Portogallo e da lì ci manda i suoi contributi, le sue incursioni poetiche, ma ci porta una poesia di Nelson Mandela, quindi andiamo fino in Sudafrica, che parla proprio di libertà, di quanto la libertà non è solo partecipazione, come diceva Gaber, un altro sommo poeta secondo me, ma è anche responsabilità, cioè libertà è anche responsabilità. Ma sentiamo appunto le parole dalla voce di Acelia Iona, l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti. I have tried not to falter. I have made missteps along the way. But I have discovered the secret. That after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. I have taken a moment here to rest, to steal a view of the glorious vista that surrounds me, to look back on the distance I have. But I can only rest for a moment, for with freedom comes responsibilities, and I dare not linger, for my long walk is not ended. Ed eccoci tornati, grazie mille ad Acelia e ripeterò, ve lo ripeterò sempre, se mi vedete appunto con la mascherina nella seconda parte di puntata è perché mi ha raggiunto qui l'ospite della giornata. Quest'oggi parliamo di municipi, lo facciamo insieme a un vicepresidente di un municipio, nonché anche assessore dalle mille deleghe, così lo chiamo io, poi si spiegherà meglio lui. Parliamo di Sergio Meazzi, appunto del municipio 6, buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti voi. Diciamo assessore delle mille deleghe perché voi assessori municipali, essendo pochi, ma i problemi essendo tanti, dovete dilegarvi, la tua lista qual è precisamente? Ma io faccio assessore alla cultura eccetera 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 così cerco di non sbagliare, in realtà è vero perché in una... E poi è bello che metti cultura al primo posto. Assolutamente, già questo... sempre, certo, perché poi la cultura è tante cose, no? Non è solo ovviamente cultura in sé, ma è anche la cultura del verde, la cultura del commercio, la cultura dell'ambiente, insomma la cultura dello sport e tante cose, quindi la cultura è al centro di tutte le operazioni. Peraltro, siccome sono municipi da 160-180 mila persone, appunto raggruppare le deleghe in 3 assessori più il presidente è effettivamente un'operazione faticosa, ma anche stimolante. Ricordiamo che appunto 180 mila
abitanti, sono praticamente quasi 10 comuni dell'Interland, insomma, quelli, se fate conto, 7 milanesi ne ha quasi 20.000 adesso, altri, ci sono Boscone, credo, sui 18-19.000 anche lui, insomma, sono... Io dico sempre, basta pensare che Savona ha 60.000 abitanti, Savona, che è un capoluogo appunto di provincia, ha 60.000 abitanti, il municipio 6 ne ha circa 160.000, quindi sono... Insomma, un gran bel numero e... anche un territorio vasto e diversificato, perché appunto la famosa riforma dei municipi, anzi prima dei consigli di zona, da quando da 20 scesero a 9, questa famosa ruota di bicicletta che è Milano, l'ha fatta proprio a raggi, e quindi voi avete delle situazioni molto periferiche, delle situazioni molto centrali, delle situazioni di paese di borgo, delle situazioni di grandi agglomerati urbani, insomma non è per niente semplice. No, tra l'altro è una ricchezza di questa città. Io un po' di tempo fa abbiamo fatto un convegno proprio su periferie, Milano o cinture, con un bravissimo studioso, un ragazzo molto giovane che aveva fatto una tesi a Firenze e che appunto sosteneva il fatto che a Milano non esistevano le periferie proprio per questo concetto, essendo tutte i municipi e anche le ex zone che toccano al centro della città, comunque ci sono corridoi appunto dalla cintura urbana sino al centro, quindi un'apertura totale. È una Milano storica, peraltro, che è sempre stata aperta al mondo, e quindi questo continua. E viceversa invece, per esempio, che a Roma, che da un municipio a arrivare al centro ne hai un altro in mezzo. Milano, in realtà, tutti i municipi toccano il centro. Il centro. E questo appunto fa vedere un po' come appunto questa Milano tende proprio ad aprirsi appunto all'esterno, ed è sempre più così. Poi adesso con la città metropolitana, ovviamente, i confini ormai sono molto labili, immagino, no? Storicamente da Sant'Ambrogio, peraltro. Ecco appunto, dai famosi pochi metri quadrati di Milano di una volta, ai Corpi Santi e poi a tutti gli agglomerati dei vari, che tra parentesi ricordiamo fa pochi anni, nel 2023 ricorre il centenario dell'agglomerazione di tutti i vari comuni della cintura milanese, 1923 Afori, Baggio, Trenno, quelli lì. Però appunto una così vasta area comporta anche dover avere a che fare con vaste situazioni, dei più disparate anche, perché insomma, ad esempio nel tuo municipio andiamo dal dover gestire in qualche maniera, diciamo, la darsena, quindi anche la movida, ad esempio, ad avere problemi però sempre, ad esempio, da quelle parti di Via Gola, a gestire invece quello che, non so, possono essere i rifiuti oppure la cultura invece con Book City, ad esempio, che adesso arriva. Quindi non saprei neanche da che parte iniziare a farti le domande. Allora, partirei forse da questo: state quasi finendo in realtà, perché adesso prossimo anno finite il vostro mandato. Scadiamo. Scadete. Facciamolo un micro bilancio di questi 4 anni. Come sono andati? Non è la tua prima esperienza all'interno delle istituzioni, è la tua prima esperienza da assessore e subito è la prima esperienza dei municipi, però. Allora, è stato 4 anni, ci avviamo al 5º anno impegnativo. Impegnativo per le ragioni che in qualche maniera hai detto, che sono territori ampi, con tantissime deleghe, con tantissime problematiche e anche con diverse problematiche, perché non ce n'è solo una. Devo dire, un'esperienza entusiasmante, è un'esperienza che, se la vivi intensamente, come io poi sono abituato a fare le cose molto intensamente, e significa ovviamente non dare, per esempio, a presenza alla famiglia. Anzi, guarda, ne approfitto per scusare pubblicamente la mia famiglia dell'assenza che ho avuto in questi anni. Però è anche motivo di soddisfazione quando cerchi o provi a risolvere o risolvi delle questioni, è sicuramente un motivo di grande soddisfazione, perché ti immergi ovviamente in problematiche anche difficili, e molto spesso quando le risolvi ovviamente ti danno molta molta soddisfazione. Allora, ne saremo mai in qualcuna di queste tematiche che ovviamente non si riusciranno a risolvere entro la fine del vostro mandato, credo, perché insomma, anche poi visti i tempi adesso, se già la macchina politica burocratica del comune è a finire lenta prima, immagino adesso. Oppure no, Sergio? Ma direi che sostanzialmente le cose, insomma, sono un po' sempre le solite. Noi, per esempio, prima citavi una cosa di fine mandato. C'è una grandissima riqualificazione in corso in Giambellino Lorenteggio. Mm-hmm. Faccio notare che quella riqualificazione è nata con il vecchio consiglio di zona e portata avanti con il municipio. Ovviamente per le parti che le competono, poca roba per la verità, perché oggi appunto nella riforma dei municipi
Io mi auguro che le prossime consigliature siano molto più attente alle distribuzioni delle deleghe dei poteri ai municipi, perché sono importantissimi, sono i primi muri che interloquiscono col cittadino. Beh, un esempio mi viene su tutto, ad esempio Lorenteggio, Giammellino, zona con tantissima edilizia popolare, esatto, su cui voi non avete minimamente luce, no, il capitolo però. No, Giammellino e Lorenteggio, la maggior parte appunto di immobili sono Aller, però grazie appunto al contratto che è stato fatto Comune di Milano, Aller, con soldi della Comunità Europea e del Comune di Milano, si è deciso di riqualificare una zona, un quadrilatero, che erano circa 45 anni che non mettevano mano. Quindi chi passa per Giambellino vede ancora un cantiere, ma insomma in qualche maniera capisci che è successo qualcosa. E questa è una delle soddisfazioni che il municipio ha, che ha portato avanti un lavoro lungo, faticoso, mettendo insieme a tutti. Insomma, la politica è anche questo. La politica del fare è anche avere la capacità di mettere insieme tutti, perché altrimenti è del tutto evidente che non si muove nulla. Ma la particolarità di questo progetto, che io la porto sempre come esempio, è: c'è stato Giambellino 129 a fianco alla parrocchia di San Curato d'Ars, lì era storicamente un boschetto, chiamiamolo così impropriamente, dove si chiamava, quando ero ragazzino io, il boschetto della droga. Via Odazio ai tempi era la prima piazza di spaccio di eroina d'Europa, okay, d'Europa, e lì purtroppo dentro si andavano a bucare tanti miei amici, ovviamente purtroppo ci hanno lasciato, sono morti. Il fatto di averlo bonificato, il fatto di avere un progetto che diventerà il primo parco ecologico innovativo, credo che sia un motivo di grande orgoglio, e credo che va preso come esempio che con il tempo, con la voglia, qualche risultato ovviamente per i cittadini si ottiene. Ci sono ancora però alcuni problemi, lo sappiamo, ad esempio Via Gola è uno di quei... Che cosa c'è lì che non si riesce a far funzionare? Qual è secondo te? Che idea ti sei fatto in questi ormai quasi 10 anni tra consiglio di zona e municipio? Ma l'idea che mi sono fatto è che ovviamente ci sono delle questioni che riguardano le grandi metropoli europee, che sono questioni che in qualche maniera, non lo dico, ma insomma che dobbiamo considerare, abbiamo. Dopodiché io penso che ci debba essere un pochino più attenzione della cosa pubblica. Mm. Brutto porta brutto, bello porta bello. È una cosa che è quasi scientifica. Ovviamente il fatto di, e non lo dico come scusante, ma non è ovviamente una scusante, il fatto di avere degli immobili malamente occupati e talvolta malamente gestiti sicuramente incentiva a un'idea e anche a un principio di non legalità. Ci auguriamo ovviamente che chi deve poter prendere decisioni le prenda, perché quello è un quartiere bello, è un quartiere che va anche un pochino sistemato e bonificato. Noi peraltro come municipio abbiamo fatto un piccolo progetto di riqualificazione della Via Gola, che andrà in esecuzione, ci auguriamo al più presto, che è un progetto di arredo urbano molto bello, fatto anche e soprattutto con i cittadini della Via Gola e con gli abitanti della Via Gola. Assieme abbiamo fatto questo progetto. Il modello era un... Perché secondo te però se riuscite a fare una cosa del genere vuol dire che in Via Gola ci abita anche la brava gente, non so come dire, no? Sì. Che ha voglia anzi di vedere la propria via. Perché però secondo te non si riesce a far passare questo discorso e si parla sempre solo, adesso è Via Gola, ma non mi viene in mente, magari 20 anni fa era Quarto Giaro ad esempio, cioè che c'è solo invece una certa tipologia di persone che sono quelle che vogliono il male di quella zona? Io credo che la verità è che sono pochissime le persone che vogliono il male dei quartieri, ma è evidente che sono più, come si dice, si vedono di più, no? Perché ci sono tante persone invece che hanno voglia di fare delle cose. Ecco, il concetto dei municipi che probabilmente deve essere un po' implementato è anche quello di provare ad andare a scovarle, che non è semplice, attenzione, perché viviamo tutti in una società un po' particolare, ma credo che il nostro obbligo sia quello di andarlo a scoprire e in qualche maniera a scovare, e con loro appunto, come è successo in Via Gola, come è successo in Giambellino, come è successo in Parco Segantini, come sono successe in tantissime zone del municipio 6, andare a lavorare con loro per provare a migliorare la situazione delle zone, dei quartieri. Poi a Milano sembra che come fai sbagli a volte, perché poi la gente sale sempre su, e un altro dei temi è quello del attenzione, perché poi con la riqualificazione invece si portano peggiori problemi rispetto a prima. L'esempio che molti fanno è ad esempio quello della Darsena. La Darsena, che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, sicuramente migliore di quello che poteva essere 10 anni fa, questo spiazzo lasciato abbandonato ai lavori di un fantomatico posteggio sotterraneo, però
molta gente dice, bello sì, però almeno prima riuscivo a dormire la notte, adesso c'è sempre casino, mi urlano sotto le finestre. So che in questo momento sto facendo la felicità del nostro amico Carlo Cecaro, che ci segue, perché so che lui è uno di quelli che, ed è effettivamente un problema, perché io sono rimasto, non ci credevo, Sergio, sono stato a casa sua apposta, sono andato a Rodà, effettivamente alle 2 di notte del sabato sera, adesso il lockdown lo aiuterà, ma quando non c'era il lockdown, orde di ragazzini in mezzo alla darsena, completamente allo stato brado, verrebbe da dire, no? Come si fa a coniugare però questa cosa, questa necessità comunque di rimettere a posto dei quartieri, di farli anche appunto attrattivi, ma di rispettare chi lì ci vive, chi è cresciuto magari anche, chi è legato ancora di più a quel quartiere? Lo dicevo forse prima, la capacità di provare a connettere tutte le forze vive del territorio. Non escludo i commercianti. Molto spesso sulla darsena abbiamo delle situazioni, peraltro che la polizia locale ovviamente poi riesce anche a scovare e a verbalizzare, dove per esempio si danno alcolici a ragazzini minorenni, e credo che questo sia una cosa da non fare, sbagliata, anche non tutti, ripeto, perché non si generalizza mai in politica, veramente chi generalizza in politica è un pessimo politico, secondo me. La lista è lunga, la lista è molto lunga, ma perché in genere è molto più semplice, no? Okay. Se io generalizzo su una roba, il concetto è molto più semplice e diventa molto più difficile provare a fare analisi, che è il compito della politica, fare analisi e provare a mettere in campo delle risoluzioni. Come dicevo prima, il fatto di connettere appunto parte del territorio, che è parte degli abitanti, parte dei commercianti, parte delle forze dell'ordine, insomma, insieme provare ovviamente a risolvere alcuni problemi. Devo dire che la responsabilità però della maggior parte dei commercianti c'è, e c'è stata anche nel lockdown, perché io ho girato, sono stati responsabili, assolutamente sono stati. Sì, sono stati i primi a mettere in campo appunto delle misure per non diffondere questa pandemia, con il gel, i posti distanziati, hanno fatto delle modifiche strutturali e hanno speso del denaro per fare questo. Per lui non è sempre così, certo, come dicevo prima, poche persone, purtroppo il ragazzino che urla alle 3 di notte lo sentono in tante persone, perché sono le 3 di notte, però la maggioranza appunto delle persone non si comporta così. Certo, dobbiamo ovviamente provare a vigilare un pochino di più questa situazione, che però, come dicevo prima, è una situazione, e mi dispiace per il tuo amico, abbastanza purtroppo normale sulle grandi metropoli, succedono delle cose purtroppo, e quindi succedono anche questo non vuol dire non far nulla. Bisogna lavorare con ecco, poi ci sono delle situazioni, secondo me, a volte appunto sei qui, il problema poi esiste, è oggettivo, e però si possono trasformare le situazioni. Milano ultimamente è molto brava anche nel riuscire a fare polemica su situazioni che non si capisce perché debbano provocare polemiche. Mi viene in mente ad esempio le piste ciclabili, su cui si è aperto un dibattito surreale, cioè secondo me, che se si ci vedesse, mi viene in mente un olandese, se rimarrebbe a bocca aperta e dice: ma noi quale facciamo senza problemi le piste ciclabili? Anche nel municipio sai tante nuove piste ciclabili, e anche lì chiunque ha detto la qualunque. E allora l'Italia è un paese... Qui sono un po' di parte, devo dire, effettivamente. Non ho fatto il buon lavoro da giornalista, direttore, di stare fuori dal, ma secondo me sarà perché insomma sono anche un ex ciclista, quindi mi piace la bicicletta, certo. Però dico insomma... Ma diciamo che l'Italia è il paese degli allenatori di calcio. E questo è un po'. Però io questa domanda mi è stata posta un bel po' di volte e ho provato a rispondere così. Per sbaglio sono diventato una persona che segue molto il tema austriaco, qui vicino a noi l'Austria, anzi colgo l'occasione per mandare un abbraccio a tutti gli austriaci, all'Austria, per appunto questo vile attentato subito, che è un vile attentato che non ha subito solo l'Austria ma tutti gli europei e tutte le persone umane. In Austria hanno situazioni di piste ciclabili analoghe alle nostre. È entrata nel tessuto sociale e cittadino questa modalità delle piste ciclabili. Okay. E molto spesso le piste ciclabili in Austria, io sono stato a Innsbruck, sono stato a Vienna, sono stato a Graz addirittura c'è una pista ciclabile che costeggia il tram senza protezione. Che io da Milano, guardate io così, che sono a favore delle piste ciclabili, ma lì tutto molto composto. E addirittura in Austria, una cosa bella che dovrebbe succedere anche da noi, l'abbiamo avuto, lo dicevo prima, con la riqualificazione del Giambellino e Lorenteggio, più forze politiche sono messe sempre a fare una roba. In Austria, sia i popolari che i socialdemocratici sulle piste ciclabili non hanno dubbi, le fanno. Graz è amministrata dai popolari, Vienna dai socialdemocratici. E comunque... hanno tutti e due. Quindi, come vedete,
Non, cioè, qui si rischia di strumentalizzare anche, appunto, qui si rischia di strumentalizzare invece delle esigenze, appunto. Ed è il peggio della politica. La strumentalizzazione delle questioni in politica credo che sia il male che in qualche maniera anche i cittadini subiscono, no? Perché si trovano poi a fare un po' il tifo tra chi pensa una cosa e chi pensa un altro. Invece, tema mi viene in mente su cui sicuramente c'è una grande strumentalizzazione, lo dico perché noi abbiamo la sede in municipio 7 e da poco è passata da qua la stessa, lo tsunami che sta arrivando da voi, è il discorso della moschea. La moschea di Milano, un tema che viene preso dalle parti, dico entrambe, devo dire, devo fare un po' di tirare l'occhio un po' di due, da una parte come dei tifosi della moschea, dall'altra parte i tifosi della non moschea. Un piano, no, un PGT, uno studio anzi di un PGT, ha visto in una zona del municipio 6, adesso non mi direi tu precisamente poi bene dove e come è collocata, la possibilità di fare una moschea. Anche lì subito arrivate le varie tifoserie. Qual è la verità e cosa c'è di reale e di possibile? Ma intanto si parte da un presupposto che si chiamano diritti e si chiamano rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, che ovviamente dà la possibilità ai luoghi di culto di poter esistere, fortunatamente, perché altrimenti non saremmo una democrazia, saremmo un'altra roba. Noi siamo uno Stato peraltro laico e quindi su questa cosa credo che sia una grande particolarità di questa nazione. E non ci sono solo le moschee, perché ci sono ovviamente altri tipi di religioni che hanno la possibilità di poter instaurare la propria sede per appunto avviare le proprie attività. Quindi io toglierei la questione moschee, c'è la questione appunto di altri luoghi di culto, fra cui anche le moschee, ma non solo le moschee. Noi abbiamo fatto una cosa semplicissima, noi una proposta per esempio in via Gonin. Via Gonin, ok. Le norme non le scrive il Comune di Milano, in questo caso specifico l'ha scritta Regione Lombardia. Il Comune di Milano si è adeguato alle norme che ha scritto Regione Lombardia, quindi dotando il PGT la possibilità in alcune circostanze di poter instaurare lì un luogo di culto. Quindi il Comune di Milano ha fatto una cosa semplicissima, la Regione ha fatto una norma, ha fatto una legge e il Comune di Milano ha rispettato la legge. Dopodiché la Cassazione ha detto che quella legge di Regione Lombardia non andava bene, che era sbagliata perché andava a toccare un principio cardine della Costituzione della Repubblica Italiana. Noi ovviamente in assenza, credo, come è normale, giusto che sia, nel rispetto dei ruoli, in assenza di altre comunicazioni, mettiamole così, andiamo avanti sulla legge appunto che ci ha dato Regione Lombardia. C'è un pericolo in una possibile moschea in via Gonin? No, allora il pericolo è tenere ovviamente i posti nascosti. Questo è il pericolo, sia ben chiaro. Io credo che lì in via Gonin c'è già un centro, no, un centro, credo, culturale, no? Un centro culturale, giusto, che peraltro non dà fastidio, cioè io non trovo, quindi mi sembra una polemica di lana caprina, si può dire, politicamente parlando, assolutamente di lana caprina. Io credo che tenere sotto scala delle situazioni e non palesarle potrebbero esserci dei pericoli. Peraltro anche la questura dice questo, quindi. E comunque non farei un errore, che è un errore da non commettere, fare connessione col pericolo e la moschea. È un errore strategico, ma anche non vero. Culturale quasi, c'è certo. Da dire. A parte di sottoscala, ma so che avete sviluppato anche un progetto, invece qui parliamo di tutt'altro, e sono quei progetti che per fortuna il municipio può fare per aiutare a svuotare ad esempio sottoscala o le cantine, giusto? Cosa vi siete inventati? Ci siamo inventati, ma non ci siamo inventati, non abbiamo scoperto la fusione nucleare, questo è. Abbiamo però fatto un ragionamento, abbiamo provato a fare un'analisi, abbiamo provato a metterci insieme. Tra l'altro è un progetto interassessorile, nel senso che ci sono tanti assessori dentro, c'è la mia collega Rita Barbieri del Welfare, con il presidente Minniti, io e tutto il resto della giunta. Abbiamo provato a capire il problema delle cantine e degli abbandoni stradali purtroppo che ci sono all'interno delle vie. Anche qui apro e chiudo una parentesi, abbiamo le fototrappole che ha pescato un sacco e sanzionato un sacco di persone che hanno depositato, perché poi il conto gli arriva dopo, loro depositano, dopodiché, cioè, e quindi gli arriverà il conto a casa. Molto spesso abbiamo trovato anche, ci sono state anche delle situazioni particolari, no? Non sempre di disagio di chi lasciava l'immondizia per strada. E allora abbiamo pensato che oltre alla fase repressiva, che è necessaria ovviamente, debba essere anche in connessione una fase
come dire, di agevolare determinati tipi di comportamenti che sono comportamenti culturali e anche ambientali, e quindi mi rifaccio a ciò che dicevo prima. E allora abbiamo provato a mettere insieme tutte le forze, abbiamo capito che c'erano delle cooperative che potevano svolgere un lavoro e dare un lavoro a dei soggetti anche fragili, uh-huh, per andare regolarmente a svuotare le cantine delle persone che ne hanno necessità. Questi rifiuti, che io non chiamo mai rifiuti, perché il rifiuto non è più un rifiuto oramai, è una merce. L'hanno capito bene chi sta davanti alle riciclerie, no? Che vanno a ritirare la roba, perché è merce, non è più un rifiuto, viene riciclato, e ciò che non è riciclato ovviamente viene poi dismesso, ma la buona parte di tutti questi rifiuti vengono riciclati e quindi rientrano praticamente in un ciclo virtuoso che fa bene alla società. L'economia circolare. Beh, allora, Sergio, avremo veramente da parlare altre ore, però è arrivato alla fine della nostra puntata. Come si dice, quando ci si diverte il tempo vola. Mi auguro di non essere stato troppo lungo, ma le cose da dire erano tante, però ti invitiamo sicuramente, perché appunto parlare di municipi è per noi molto interessante, perché come diciamo appunto è il primo step, il primo gradino verso anche la comprensione dell'amministrazione comunale, di tutta la macchina del comune. Insomma, c'è il municipio non è solo quel posto da andarsi a lamentare e basta, ma deve essere quel luogo in cui anche andare a proporre, in cui andare a impegnarsi anche. Io invito sempre la gente adesso, compatibilmente con, per esempio, seguire le sedute dei consigli municipali, è sempre molto interessante, perché si parlano di problemi e di situazioni proprio sotto casa, quindi è anche tangibile il vostro lavoro. Sì, se qualcuno appunto ha voglia di venire alle sedute, adesso in questo periodo, questo periodo particolare per tutti, però passerà. Credo che sia una bella palestra per chi poi vuole fare eventualmente questo ruolo, che è un ruolo che possono fare tutti i cittadini. Grazie mille davvero, Sergio, buona giornata, salutaci anche il Presidente e tutto il resto della Giunta, grazie mille, ci vedremo sicuramente di nuovo nella prossima puntata. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito, noi torniamo venerdì con una puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta per raccontarvi Milano, i municipi, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto.